10 domande in 10 minuti. Sei pronto? Pronti via, pronti via. Perfetto. Quando qualcuno ti chiede che lavoro fai, tu cosa rispondi? Allora, io faccio l'imprenditore nel settore della comunicazione e della formazione. Questa è la mia vita da ormai 20 anni. Perfetto. La tua definizione di successo? Il successo è una parola grande, io ne parlo anche nel mio libro che tu hai letto. Successo è, a mio avviso, fare. Ah, bravo, vedi, mi seguace, grazie. Fare un lavoro che ti piace. C'è un detto che dice: fai un lavoro che ti piace, non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Io sono partito come dipendente, che avevo 20 anni, adesso sono 44, e dopo 3 anni mi sono messo in proprio con non pochi sacrifici e non pochi problemi, però. Posso dire che in qualche modo il mio successo è giorno per giorno, ogni giorno un mattone. Questo è il successo, secondo me. Carino, la tua definizione di successo è ogni giorno un mattone. Ogni giorno un mattone, ogni giorno devi mettere un mattone migliore del giorno prima, il migliore che puoi mettere, e piano piano ti troverai ad aver costruito un muro senza essertene accorto, no? Poi viene citato, è un libro questo, ma viene poi citato anche in alcuni film. È sicuramente la Vero, migliore definizione. molto bello. Enrico, per te quanto conta l'idea in un business di successo? Conta moltissimo. Io ho creato molte aziende per l'età che ho e per da dove vengo. Io sono figlio di due persone semplici, quindi non imprenditori, e l'idea è sempre stata la base importante. L'idea e soprattutto la strategia. Se poi parleremo della mia nuova azienda, cercherò di farti capire che è la strategia di come vendi e come fai le cose. In ogni caso, parlavo col mio reparto marketing 3 minuti fa, prima di entrare in conference con te. La cosa importante è fare le cose fatte bene e fare la differenza. La differenza tra un Audi, una Porsche, una macchina bellissima e una macchina economica è il dettaglio, non è il motore, è il dettaglio. Anche nel motore, ma è il dettaglio. Ed è questo che la gente apprezza ed è questo che la gente è disposta a pagare. Quindi sicuramente potrebbe essere una buona risposta, ecco. Ottimo. Che consiglio daresti a chi ha un forte desiderio di trasformare un'idea in business, ma non è ancora partito? Di seguire il proprio cuore, di provarci, ma soprattutto di fare molto bene i conti. Se uno vuole fare business, vuole diventare imprenditore o professionista, deve fare i conti, con i soldi che servono, ma soprattutto con la propria psicologia, essere in grado di sopportare certo stress. Quindi vuol dire non mangiare o ipotecarsi la casa, per la propria impresa. A me è successo. E quindi questo è il consiglio. Disponibile al sacrificio. Se no è facile dire: ah, quello lì fa l'imprenditore, ha comprato la macchina più bella. Sì, ma tu non hai idea di che cosa ha passato quella persona per arrivare lì. Perché quelli che sono partiti con i soldi, tra virgolette, del papà e hanno avuto successo, mi permetto, siamo in pochi. Nel senso, non è facile, anche con i soldi non è facile, perché i soldi degli altri non sono mai buoni come i tuoi. Le Vero. idee tue sono mie. È vero. Ti vorrei chiedere qual è il consiglio che ti sia mai stato dato? Guarda, il consiglio che mi è stato mai dato probabilmente è la perseveranza, quindi mi riferisco a quello prima, cioè il continuo a fare qualcosa in cui credi. E soprattutto io parlo da imprenditore che ha sempre avuto dipendenti, da 1, 2, 3 fino a 27 nella mia ultima esperienza, ma ho gestito aziende anche un po' più grandi, insomma con quasi 100 persone, ma questo non è importante. Il creare squadra. Creare squadra, creare, cercare persone che ti stimino e ti credano nel tuo progetto. Questa è la cosa migliore che puoi fare. Bellissimo. E invece, qual è stato il tuo più grande errore imprenditoriale? A volte fidarmi troppo degli altri. Fidarmi troppo degli altri vuol dire fidarmi troppo dei collaboratori dipendenti e dando per scontato che facciano un buon lavoro e soprattutto. Non sottovalutare, questa invece è fondamentale, sottovalutare l'invidia delle persone, soprattutto l'invidia e l'aspetto negativo che vedono in te come imprenditore. Purtroppo in Italia soprattutto l'imprenditore viene visto un po' come un ladro, ma non si capisce che poi il fatto di dare del lavoro a delle persone,
se un tuo dipendente guadagna 1000, non è giusto, è più che giusto che l'imprenditore guadagni 10, perché se no il dipendente fa l'imprenditore, visto che a volte si pensa che sia così facile, non vedo perché non lo facciano. Solo che poi chi ci prova e non ha le capacità si schianta e poi la casa viene venduta, si viene ipotecata. Quindi bisogna stare attenti. Quindi l'invidia è una cosa che, a cui bisogna porre attenzione, giusta attenzione. Quindi umiltà. Ok, perfetto. Qual è stata la tua più grande soddisfazione professionale? Guarda, la più grande soddisfazione professionale forse è stata proprio quella di scrivere quel libretto, perché è un libretto di 100 e poche pagine in più, che racconta un po' la mia storia da imprenditore con tutti i sacrifici e le avventure fatte e così via. Questa è stata una bella soddisfazione. Ultimamente, parlo del 2019, io ho ceduto, ho venduto la mia azienda che ho fatto in 4 anni. Ma te la spiego. Io ho creato un'azienda che sviluppava software per inviare newsletter, sms e interazioni digitali, che si chiama Cloud Email, con la K, cioè, si chiamava Cloud Email, l'azienda si chiamava WeCloud SRL, ma il prodotto era Cloud Email. E da zero nel 2014, senza neanche le scrivanie, ho messo in piedi la squadra, ho fatto i debiti da solo, sono cresciuto, ho aperto un ufficio in Emirati Arabi, ho aperto un ufficio a Londra e nel 2018 ho iniziato a parlare di venderla. Nel 2019 ho concluso una vendita che è stata, diciamo, una vendita interessante a livello economico, e l'ho venduta perché mi rendevo conto che da solo subivo molto stress, e avere per me almeno 27 persone che lavorano non per te ma con te non è come dirlo, anche se comunque l'ho sempre fatta crescere, noi siamo sempre cresciuti almeno del 20%, e due perché comunque ho detto ok, affido questa azienda, questa realtà a un papà, diciamolo così, più importante, magari più capace, poi vedremo se lo sarà, perché adesso i segni non sono così positivi, ma non è più un problema mio, per farla crescere ancora di più. E quindi sono contento. Io chiaramente ho avuto il mio riscontro economico, sono contento e sono rimasto nel mondo dell'imprenditoria, anche se potevo andare in pensione, come a volte mi definisco con i collaboratori per scherzare, ho creato un'altra realtà, però diciamo, la prima soddisfazione è vedere un'azienda nascere in 4 anni, portarla a diventare un'azienda milionaria ed essere ceduta a un'azienda che fa 10 volte quello che fai tu in termini economici, che è interessata ad acquisire il tuo know-how, i tuoi dipendenti, i tuoi clienti e in questo caso la tecnologia che abbiamo sviluppato da zero, da niente. Per cui è stata una bella soddisfazione. Grandissima soddisfazione. Prendiamo una macchina del tempo, torniamo a quando eri lì per lanciare la tua prima iniziativa imprenditoriale. Che consiglio ti daresti? Io ho lanciato la mia prima iniziativa, era un portale sulla Ingarda, si chiamava ingarda.com, avevo 21 anni, facevo il dipendente. Questo portale, per spiegarti, era con la massima umiltà, un piccolo trip advisor del Lago di Garda. Io sono nativo di Salò, anche se le mie aziende sono sempre state in città, Brescia. Io li facevo il dipendente, quindi vendevo computer come dipendente, e la sera dopo le 6 dicevo: cosa faccio? Da giovane facevo il cameriere, conosco moltissimi ristoratori, faccio un sito internet con della banale pubblicità. Ai tempi non c'era l'internet di oggi, non c'era Facebook, c'erano queste cose. Ho fatto questo portale e andavo a vendere degli abbonamenti a ristoranti, pizzerie, hotel e quant'altro. Ho avuto un buon successo, il primo anno io ho fatto ai tempi 40 milioni di lire, diciamo, facciamo finta che sia 40 mila euro, il secondo 82, il terzo 120, poi anche lì l'avevo ceduta. Il consiglio che darei a me stesso in quell'epoca è: dimettiti da dipendente, e fai quello, perché avrei vissuto meglio, guadagnato di più. Io lavoravo dalle 7 di mattina, venivo a Brescia da Salò, stavo fino a 6 di sera, non tornavo neanche a casa, partivo con le brochure stampate in ufficio di nascosto e andavo sul Lago di Garda a fare volantinaggio fino alle 11 di sera. Non c'era domenica, non c'era sabato, e soprattutto da ottobre a marzo, quando gli hotel e i ristoranti sono chiusi, andavo a vendere. Ho avuto successo, sì, però sarebbe stato forse più facile, ma non avevo il coraggio, perché venendo da una famiglia eccezionale, la mia famiglia, ma con la mentalità da dipendente, pensavo: e se mi va male lo stipendio, chi me lo paga? Io ho 21 anni, avevo già il mutuo, perché vabbè, per scelte ho fatto bene, per Dio, però questo mi ha condizionato molto. Da dove vieni ti condiziona molto, bisognerebbe riuscire a spiegarti.
bisognerebbe. Bellissimo, bellissimo. E dovessi ripartire da zero, dico, qual è la prima cosa che faresti? Da zero? Beh, io ultimamente sono già ripartito di nuovo da zero, con più vantaggi per la conoscenza, però cosa farei? Anche lì creerei un brand. Beh, prima di tutto studierei un'idea, cercherei di capire la concorrenza eventuale, se ce n'è, che cosa fa, che margine ha, quanto guadagna e o quanto si può guadagnare. Quindi, diciamo, si fa un piccolo business plan o valutazione dell'opportunità imprenditoriale e poi creerei un brand, farei una buona comunicazione o un'ottima comunicazione. Quindi assumerei un grafico e un marketing manager, questo è quello che ho fatto con Performami, la prima cosa. Perfetto. E infatti, la prossima ultima domanda è: qual è l'idea di business sulla quale stai lavorando adesso? Allora, bene, premesso che l'idea di business è, credo sia molto buona, ho creato Performami, Performa.me, che è una scuola di formazione per manager, imprenditori e dipendenti. In pratica, abbiamo creato dei percorsi, sono 29 corsi che si ripetono di mese in mese, quindi diciamo tutto il ciclo corsi viene fatto circa 60 giorni, quindi 3 giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Adesso presso le aule della nostra azienda abbiamo una sala di riunione da 20 persone, teniamo dei corsi come per esempio come parlare in pubblico, come gestire social media, che cos'è LinkedIn, dove trovo i soldi in banca, quindi se ho un'idea come faccio ad andare in banca a presentarmi, che è importante, come gestisco la privacy, l'audit, corso riguardo alla parte legale, tutto quello che può servire a un imprenditore o già affermato che sta nascendo. Questi percorsi vengono venduti con un canone, ok, X l'anno, dove l'azienda che fa una qualsiasi cosa può mandare i suoi manager, può venire l'amministratore legato o il management, o possono venire i dipendenti, fanno questi corsi. I corsi durano 8 ore, quindi una giornata, dalle 9 alle 18 con una pausa. Sono corsi di 8 ore che si ripetono. L'impresa può mandare tutte le persone che vuole in modo infinito e, wow, e gli argomenti sono infiniti. Se aggiorniamo, per esempio facciamo un nuovo corso sul social media, il corso c'è già, però facciamo finta di non averlo catalogo, social media, come usare Facebook per business, che è uno dei nostri titoli, lo aggiungiamo al pacchetto, tu che sei diventato cliente ce l'hai in automatico, non devi spendere una lira in più. Oltretutto abbiamo anche, stiamo introducendo i corsi di 4.0, per l'industria 4.0, ma al di là di questo, poi facendo formazione continua, l'impresa, il denaro che spende con noi, che investe con noi, lo recupera al 100% tramite i fondi di formazione. Quindi diciamo che vi salta fuori gratis, detto in gergo tecnico. Mi sembra un'idea molto innovativa, cioè tipo una forma, se dovessi descriverla in 3 parole, formazione illimitata, qualcosa del genere? Sì, formazione professionale limitata o formazione flat. Quindi io pago un tot e ho un dipendente, ne mando uno, ne ho 10, ne mando 10, ne ho 100, ne mando 100. E questo, guarda, abbiamo avuto un discreto successo. Adesso siamo in un periodo dove il Covid un po' ci penalizza, perché io ci tengo che le lezioni vengano fatte nell'80% in presenza. Quindi io vengo dal mondo dell'informatica, figurati se non utilizzo tecnologia online, però io lo faccio 16 anni, dal primo 386. Però a parte questo, secondo me il valore aggiunto dove abbiamo un'aula con un docente e 10 persone al massimo, ecco, anche se noi abbiamo una sala da 20, 10 allievi, 10 imprenditori. Per quale motivo? Perché bisogna creare il rapporto tra il docente e le persone sedute dall'altra parte. E in più, si creando questo rapporto, nasce consulenza, nasce networking. Quindi l'imprenditore 1 conosce l'imprenditore 2, il marketing manager 1, e quindi si crea rapporto e nasce anche business tra loro, perché no? Cioè, se viene colui che vende i boccioni dell'acqua e dall'altra parte c'è uno che, non so, gestisce, non so io, un'azienda che fa tutt'altro, magari gli vende il boccione e l'agenzia immobiliare gli vende il capannone, capito? Quindi si creano relazioni, tanto che abbiamo fatto un convegno a settembre, 19 settembre, a Desenzano, dove abbiamo raggruppato i nostri clienti. Dopo soli 5 mesi dall'apertura, abbiamo aperto in pieno Covid, abbiamo aperto a marzo 2020, avevamo 159 ospiti in un teatro, con le distanze, con le temperature, con tutta la sicurezza del Covid, però abbiamo portato un sabato mattina, il 19 settembre, Teatro Alberti, Desenzano del Garno, abbiamo fatto una festa,
un meeting e una festa, la festa della nuova impresa di questa azienda. È una cosa che io facevo anche con le mie altre imprese, creare degli eventi divertenti per possibili clienti e clienti anche vecchi, non anagraficamente, ma vecchi, insomma, già acquisiti, che credono in noi. Il fatto che abbiamo avuto una così grande presenza vuol dire che la cosa funziona. Il fatto che abbiamo 3 aule a settimana sempre piene, o che comunque abbiamo dei rapporti, vuol dire che la cosa funziona. Adesso dobbiamo, è già un successo, solo che il mondo deve ancora accorgersene, ma ci siamo, insomma. Vorrei tanto che tu scrivessi un libro, Divertimento e Impresa, non sarebbe male, perché in Italia questo connubio non è molto popolare, quindi... Vabbè, magari adesso sto pensando di fare un altro, sinceramente, un po' che ci penso, potrebbe essere un titolo, una buona motivazione. Ti ringrazio per il suggerimento. Perfetto. Allora, 10 domande in 10 minuti termina qui. Tra qualche minuto di nuovo live, una chiacchierata in backstage, sempre con Enrico Del Sordo, l'imprenditore audace. A fra poco. Grazie Enrico e grazie a tutti. Grazie.